In diretta da Spoleto per l'ultima giornata del festival, Carla Fendi restituisce alla città il Caio Melisso restaurato, tutto esaurito, per il concerto di chiusura. Ultima giornata per il Festival dei Due Mondi a Spoleto, un'edizione di grande rilancio ed è tutto esaurito per il concerto di chiusura in Piazza Duomo. Per saperne di più allora ci colleghiamo subito in diretta con Erika Baglivo che sì, mi pare si trovi in Piazza Duomo. A te la linea, Erika. Sì, buongiorno, esattamente. Io sono proprio in Piazza Duomo qui a Spoleto. Alle mie spalle vedete il palco dove questa sera alle 19.30 salirà l'orchestra giovanile italiana guidata da Jeffrey Tate, dunque il concerto che chiuderà questa edizione numero 58 del festival, un'edizione, come dicevi tu, che ha fatto registrare davvero grandi numeri e questo stesso concerto proprio per venire incontro alle esigenze, tant'è che sono stati aggiunti dei posti ulteriori proprio per rispondere alle richieste visto che era tutto esaurito già prima dell'inizio del festival. In attesa di questo concerto intanto questa mattina è stato restituito alla città il Teatro Caio Melisso che è stato restaurato grazie all'intervento della Fondazione Carla Fendi, un intervento concordato con il Comune, dunque c'è stata uno spettacolo, presentazione in cui si è parlato molto anche di cultura, dell'importanza della cultura per la città di Spoleto e in generale. E un omaggio, un ringraziamento a Carla Fendi che noi abbiamo voluto intervistare, allora la sentiamo subito in questo contributo. Io amo Spoleto, è una città che non si può non amare. Con mio marito siamo sempre venuti a Spoleto, prima venivamo come spettatori, poi era talmente interessante il festival che abbiamo come Fendi fatto da sponsor e quando poi c'è stata una pausa, un buio e quando è ritornata la luce con il grande e altrettanto direttore artistico Giorgio Ferrara, ci siamo uniti con la Fondazione Carla Fendi perché Spoleto è una grande e capisco perché Giancarlo Menotti l'abbia scelta. A questo ho aggiunto che volevo restaurare quando ho visto questo teatro che era veramente arrivato in condizioni disastrose di restaurarlo. Ecco, è proprio a Carla Fendi, oggi pomeriggio verrà tra l'altro consegnata la cittadinanza onoraria. Intanto, sempre questa mattina, poco dopo la presentazione dei lavori del teatro, è stato consegnato anche il premio della Fondazione Carla Fendi, arrivato alla sua quarta edizione, è andato quest'anno, lo vedete anche nelle immagini, al regista Paolo Sorrentino per la sua capacità, diciamo, di far riassaporare al pubblico la grandiosità di un cinema quasi dimenticato. Dunque, tanti appuntamenti, tra poco. Tra l'altro alle 15 ci sarà anche la conferenza stampa conclusiva in cui si farà il bilancio di questa edizione che come dicevamo è stata veramente di grandi numeri. Noi saremo in diretta anche stasera, vi faremo vedere il concerto e vi daremo questi numeri conclusivi di questa edizione 58. Per ora da Spoleto è tutto, restituisco la linea a Perugia.